Un mazzo di fiori consegnato alla Nord per ricordare il ragazzo 17enne scomparso tragicamente in settimana. Questo il saluto del Nazareth ad una vita spezzata troppo presto. Ci vorrebbe un'isola lì riformato trasferta. La squadra di Sandro Grossi arriva al terzo appuntamento stagionale casalingo 7 giorni dopo il 3-0 senza replica inflitto alla Strea. I biancorossi si esaltano lontano da casa e se due partite rientrano nel gioco delle coincidenze, tre fanno inevitabilmente la prova certa dell'attuale strapotere isolano fuori dai confini di casa propria. Gli spalti del Nazareth vogliono dimenticare i 4 gol imbarcati contro l'Arzachena e festeggiare il primo successo casalingo della stagione. Grossi riparte da Andrea Jukic, il mattatore al Casal del Marmo di Astrea, scelta indubbia eppure azzeccata perché il biondino di casa ci mette 12 minuti a rompere gli equilibri. Cinica e bella la girata di destro che premia la palla filtrante di Giglio, gol da attaccante vero che trova gli applausi dei compagni. Sono i biancorossi a prendere coraggio e fare la partita. Ci prova Basilico a fare tutto da solo poco dopo la mezz'ora. Ben posizionato però Galasso, azione simile sul fronte opposto poco dopo con De Murtas alla conclusione ravvicinata e Della Pietra a chiudere sul suo palo. A far paura però è la formazione di casa che chiude l'attacco e nel recupero si guadagna un calcio di punizione dal limite. Va Pozziello, palla deviata in corner e i biancorossi vedono un tocco di mano. Il direttore di gara dice che è tutto regolare. Si riparte allora dopo l'intervallo con le due formazioni a tutta energia. Neanche 2 minuti e l'isola raddoppia sul calcio di rigore ai danni di Giglio e proprio il numero 9 va sul dischetto. Galasso spiazzato, umore a mille, dovrà tornare coi piedi a terra però la squadra di casa. Sul calcio di punizione del Porto Torres infatti Sias la mette sul secondo palo, Niedda fa quello che vuole, piattone a incrociare su cui Della Pietra non può nulla. Non tarderà la reazione isolana, fuori Basilico, dentro Graziani e proprio il ragazzino classe 94 al 13° lancia fra francese in area. 1-2 con Jukic, conclusione a 2 passi che pecca di istinto, palla fuori di un niente. Jukic ha la palla del 3-1 al minuto 43, lancio a scavalcare la tre quarti, conclusione che però non trova lo specchio. L'imprevedibile viene sventato nel finale, Della Pietra esce con le mani dall'area di rigore, cartellino rosso e calcio di punizione dal limite. L'isola a corto di cambi, Ernesto Terra indossa i guanti e vede la sfera passargli a 2 metri di distanza, appena un soffio lontano dal palo. Arriva il triplice fischio finale, i tifosi festeggiano la prima vittoria casalinga e intravedono i piani alti della classifica. Non poteva esserci altro finale, nemmeno a pensarci all'ipotesi di un tabù qui al Nazareth, specie a 2 settimane dal derby contro i cugini di Sora.